Va bene ragazzi, allora sono le 21.05, io direi che possiamo partire e stasera andiamo a trattare nel dettaglio l'argomento più importante, soprattutto per chi inizia, ma anche per trader avanzati, perché non è una cosa che imparate subito. Eh, solitamente c'è una concentrazione, ragazzi, dei trader del 90% dell'attenzione che va sulla parte di strategia, ok? Strategia ci va il 90%, ci va un altro... 8% sulla parte gestione operativa e solitamente si tende a non tenere in considerazione tutta la parte di psicologia che è fondamentale, ok? Questa parte di psicologia è quella più lasciata da parte e poi i risultati si vedono di queste cose, ok? In questo caso noi ragazzi di cosa andiamo a parlare? Noi andiamo a parlare di psicologia specifica per quelle professioni, perché questo è adatto anche agli investimenti ad alto potenziale speculativo, quindi per persone che vanno a lavorare con soldi, ok? Un imprenditore, eh, un trader, un investitore, una persona che gestisce il rischio e dobbiamo fare la premessa ragazzi che eh, il trading a livello di stress, quindi a livello di... Quanto mette alla prova la nostra testa è una delle professioni più aggressive. Ok, ricordatevi che con il trading le lezioni le imparate subito e le pagate di tasca vostra, ok? Quindi è come se ogni volta che prendete una stop il mercato vi fa uno stop e il mercato vi fa una coaching, ok? E vi insegna uh, come andare a risolvere quell'errore e poi parleremo perché la maggior parte delle persone ignorano questa cosa e non apprendono mai e rimangono nello stesso loop. Lorenzo dice appena finito di studiare neuromarketing, preciso per questa live, grande Lorenzo, ok? Allora, stasera ragazzi, partiremo con una metafora uh, del mio film, di uno dei miei film preferiti, che è Matrix, ok? E voglio spiegarvi solitamente qual è il percorso che viene fatto dalla maggior parte delle persone che entrano all'interno del settore, ok? Il primo step, chiaramente, è l'entrata dentro al Matrix. Ora, il Matrix, ragazzi, solitamente è l'accezione nel film che viene utilizzata per definire quello che non è vero. Quello che non è reale viene definito come un qualcosa che è stato posto davanti ai tuoi occhi per non farti vedere la realtà. La convenienza è ovvia, ragazzi, è perché tenere le persone ignoranti dal punto di vista economico e dal punto di vista speculativo, incapaci di gestire i propri soldi, è un beneficio. Ok? Per chi cerca controllo, ma soprattutto è un beneficio per coloro che vogliono andare a utilizzare leve di marketing aggressive per monetizzare questa cosa. Ok? Quindi, nel Matrix, ragazzi, noi troviamo tutte quelle fasi che riguardano easy gain, ok? Quindi, i guadagni facili. Troviamo tutte quelle fasi che riguardano il passive income e ve le vado a smontare una per una, ragazzi. ok? Perché alla fine il trading al giorno d'oggi purtroppo sui social è questo che vi sto descrivendo. Questa è la superficie, poi ovviamente vi parlerò degli altri step e come si va avanti. Ma la maggior parte delle persone cercano questo. La strategia holy grail. Andremo a vedere, poi mi racconterete la vostra esperienza, ragazzi, facciamo una cosa interattiva, ok? Ovviamente, quando parlo di queste cose c'è sempre qualcuno che se la prende. Ci tengo a precisare che io non sono contro gli indicatori. Io sono contro gli indicatori che vengono venduti come un qualcosa di infallibile. Okay? Queste sono tutte le cose che noi vediamo e che possono andare a definire il Matrix. Ve le sto scrivendo in inglese, ragazzi perché la maggior parte di queste cose le trovate anche nel marketing internazionale, quindi magari siete in grado di andarle a ritrovare, ok? Tutte, tutte cose che vengono utilizzate come leve emotive, okay? Partiamo dalla prima, eh, guadagni facili. Questo è il metodo con il quale entrano all'interno del settore un sacco di persone e ci sono entrato anche io così, ok? Io sono entrato, ragazzi, con un mercato estremamente sfavorevole, che è quello delle opzioni binarie, dove vieni pagato per capire se il mercato andrà sopra o sotto un determinato livello, il problema è che quando vinci eh, vinci meno di rapporto rischio rendimento 1 a 1, quindi matematicamente sul lungo termine sei portato a perdere soldi, infatti in Italia sono state bannate, ok? Queste cose. Successivamente la logica del passive income. Ora questa cosa si sta uh, Sviluppando a macchia d'olio, ragazzi, io sto ricevendo una valanga di DM. Sono persone che mando via dal trading, ok. Sono persone che, per quanto riesco, scrivo in chat e dico: Guarda, che non hai capito, cioè conviene che non mi segui. Conviene che ti togli questa idea dalla testa, ok. E a costo di perdere un potenziale cliente, di perdere dei soldi, dico, ti sei fatto un'idea del trading, che non è così. La maggior parte delle persone, ragazzi, oggi vedono il trading come faccio lavoro dipendente, metto i miei soldi a lavorare per me senza competenze, tanto ci sarà un bot, ok, comprano i bot su MetaQuotes, ci sarà un bot che farà quei soldi per me. Questa roba, ragazzi, è penso la piaga più grande che stiamo vedendo al giorno d'oggi e non esiste solamente nel trading. Ragazzi, l'avete mai sentiti quei video dove fanno la top 5 di passive income? Ma sapete cosa vuol dire passive income? Passive income vuol dire che voi non mettete capitale, ok, o mettete un capitale irrisorio e andate a ottenere una rendita nel tempo, un guadagno passivo. Mi scrivete uno in chat se avete visto come il web sia infestato di questa roba, anche il settore dei mercati, dei mercati finanziari da un anno a questa parte è infestato di queste logiche qua. Ok? Ora vi spiego una semplice cosa, ok? Il passive income è un qualcosa che si può realizzare, sì, ma non è mai realmente passivo. Ok? Perché il passive income è un qualcosa dove tu dici magari, sì, posso guadagnare 30.000 euro al mese da un appartamento, ok, che metto a rendita? Sì, ok, certo che lo puoi fare, ma c'è del lavoro dietro. C'è del lavoro dietro per comprendere le logiche del settore, per comprendere le fluttuazioni di mercato. Se vuoi averlo tuo di proprietà, devi sforzare una cifra, ti devi fare un calcolo di proiezione su quanto rientrerai dell'immobile, devi specializzarti in property management. Idem con... Con il trading, ok? Vuoi un passive income? Può essere realizzato un semi passive. Ok? In questo caso, eh, parliamo di un passive, ragazzi. Con il trading, che può essere dato dal trading algoritmico, ma che necessita per forza di un'ottimizzazione dei sistemi, perché i sistemi di trading, ragazzi, ve lo dico qua, ve l'ho già detto in passato, con il tempo saranno meno efficienti, quindi devono essere aggiornati. Io ripeto, sono contro. Poi c'è qualcuno che magari ci riesce a far soldi, sono felice per lui. Per me non ha mai funzionato. Ok. Per me, dire faccio trading da telefono sulla spiaggia non ha mai funzionato. C'è qualcuno che ci riesce, bravi. Ok. Per la maggior parte delle persone, non è così. Quindi, abbiamo tolto Easy Gain, abbiamo tolto il passive income. Andiamo ora sullo strategy Holy Grail. Questa è un'altra cosa che si vede spessissimo, ok. Per quanto riguarda le strategie, ovvero su internet magari, top 3 strategie, 98% will rate, perché? Perché la maggior parte delle persone hanno il click compulsivo, quindi gli devi creare la thumbnail figa e cadono dentro queste trappole, si guardano quei video, mettono tre indicatori di trading view insieme e pensano che siano dei trader, e schiantano conti con una velocità impressionante, ok? Anche di questi il settore si sta infestando pian piano, vedrete che aumenteranno sempre più questi trend, ve li sto spottando agli albori. Un'altra cosa è il social trading, che non è sbagliato in sé per sé, ok? Perché andare eventualmente a lavorare con un team di persone Forti, okay, che ti permettono di copiare le loro operazioni, ci può stare come cosa? Non vado a fare debunking su questa logica perché ci può stare. Il problema è quando il social trading okay, viene venduto come persona completamente incompetente che non sa cosa fare, okay, non conosce la gestione del rischio, non conosce la gestione operativa, ti dicono: attaccati al trader Y di Hong Kong che ha fatto il 500%. Magari vedi che ha fatto il 500% in tre mesi, non sai neanche come si calcola un parametro di rischio a Bruin, non sai neanche come si calcola un drawdown. Ti attacchi a quella roba là, tre mesi va bene, quarto mese hai schiantato il conto, quel provider eh, sparisce, ok? E tanti saluti, ok? Il broker ha fatto le sue commissioni, la persona ha fatto i suoi soldi di rebate poi è scappato. Successivamente, tutti ti trovi così a non capire. E di persone che orbitano all'interno di questo ciclo ce ne sono milioni, okay? ci sono veramente milioni. Tutta la parte di eccitazione i primi profitti è capitato anche a me, ragazzi, con le opzioni binarie. Sembrava di aver svoltato, ok? All'inizio parliamo di anni e anni fa, ragazzi. All'inizio dicevo: Com'è possibile che si riescano a fare soldi così? Tutta la fase di euforia successiva. La fase che va più di moda adesso, ok? Quindi viene vista con una visione negativa a tutto quello che è lo studio universitario, ok? Incredibilmente, tutte le persone che fanno imprenditoria al giorno d'oggi tendono ad attaccare qualsiasi tipo di studio che abbia una logica istituzionalizzata. Io, ad esempio, ho dei collaboratori, ragazzi, che hanno studiato finanza e si sono specializzati chi in gestione del rischio, chi in quant system, perché. Questa tipologia di preparazione, ok, può essere utile soprattutto se come obiettivo futuro hai la creazione di un fondo. Okay? Quindi tutto il filone del lascia la scuola e mettiti a fare business online può funzionare, sì, ok? Può funzionare, ma non va venduto come lascia la scuola perché fai soldi. Inizi il processo, vedi se hai dei risultati, vedi se riesci a sostenerti, poi eventualmente usi questa, questa leva per andare a scegliere il tuo settore e fai della tua passione la tua professione. Okay. Poi vabbè, Fast Cash, Wi-Fi Money è quello che conosciamo tutto, la, tutti la ricerca ragazzi dei soldi facili, dei soldi wi bot magici, Martin gala, raddoppi, eh ma va sempre in profit e ti credo che va sempre in profit, ogni volta che fai un'operazione raddoppi, fino al momento in cui in un becchi il cigno nero ti si schianta il conto, di chi è colpa? Ah, non si sa, sarà colpa del broker, poi danno la colpa al broker magari, ok? Ora... Questa è la parte dove rimangono in loop circa il 90% dei trader, ok? Quindi se voi cercate un po' sul web, vedete che il 90% delle persone stanno qua, ok? Orbitano intorno a questa ricerca di eh, abbonamenti a cose infallibili 98% win rate, rendite garantite, social trading, fast cash, wifi money, eh, metti i soldi poi tieni il 3% al giorno e eh, sì, anche l'overload di informazioni che Gaetano può essere inserita all'interno di questa cosa, ma diciamo che è come strategia Holy Grail, ok? Quello poi lo andiamo a vedere più sulle parti compulsive del trader. La seconda fase è l'inizio della comprensione E la realtà è differente, ok? E quello che loro vedono è uno specchio della realtà del mercato, ok? Che è fatto con diverse, per diverse motivazioni, ok? A parte che è un settore questo qua che è miliardario, il settore del... Del qualcosa che è infallibile, il settore del vendere il sogno, del guadagno facile, del lascia il lavoro, ok, del non hai più bisogno di fare l'università, stacca tutto e mettiti a fare trading. Tutta questa roba, ok? Fa parte del passive income, ok. Fa parte di tutto quello che ti dice: non fai lavoro, non lavori, perché la logica del passive income è non fai lavoro, ma percepisci un rendimento, ok? Una volta che voi vi, magari uno ci mette sei mesi, un anno per capire questa logica, entra nella seconda fase. Ok? Iniziare a vedere questa fase iniziate a vedere lo stesso pattern comportamentale di volta in volta. ok? Quindi ogni volta che vi approcciate a un sistema che ha queste logiche, iniziate a vedere che. Avete difficoltà che non funziona e tutto quanto. Fino al momento in cui non arrivate a quello che Wyckoff, qua ho fatto un tributo, definiva come shake-out. Perché noi ragazzi, in quanto esseri umani, abbiamo bisogno di un'emozione forte per capire le cose. Ok? Perché all'interno di eh, logiche di trasmissione per esperienza di persone che vi dicono guarda che questa roba non funziona, uno non ci crede fino a che non ci sbatte la testa. Okay? Nel momento in cui vi trovate nella fase di shake out quindi un forte, una forte botta emozionale, in quel caso iniziate a svegliarvi. Per me, una forte botta emozionale, ragazzi, è stato fai soldi, fai soldi, fai soldi, utilizzando sistemi che effettivamente sovraesponevano il mio account a rischio. Ti arriva la botta, ritorni coi piedi sul pianeta Terra. Questo qua viene definito uno shock emozionale, e questa cosa ti porta a comprendere che determinate tipologie di approccio al trading non sono replicabili. Ragazzi, parliamo che sette, otto anni fa c'era gente che diceva di rischiare il 10% del conto a trade. I rendimenti sono impressionanti, sì, ma quant'è l'analisi di sostenibilità che puoi fare? Come dice Gianluca, si parla di roller coaster emotivi, quindi di montagne russe, ok? In questo caso. Una volta che vieni riportato sul pianeta Terra, ok? Inizi a capire che non esistono guadagni facili, il rischio rendimento 1 a 100, se riesci a farlo, deve sacrificare necessariamente il win rate, ok? Non esistono sistemi a 10 euro al mese in abbonamento che tradano per te per anni di seguito con zero effort e ti danno un guadagno garantito, ok? Non esiste la logica del passive income, non faccio niente e percepisco il rendimento. Il passive income, ragazzi, può esistere nel momento in cui trovate una persona, ok? Che ha le spalle veramente temprate perché ha un'esperienza enorme nella creazione di quant di sistemi algoritmici. Una persona che ha investito dei soldi, che ha un team di aggiornamento. Se quella persona vi dà la possibilità gratuitamente, cosa che la vedo molto impossibile visto il sacrificio che è stato fatto, ma vi dà la possibilità di attaccarvi a quel sistema, magari potreste vedere un barlume di passive income. Ma non è sicuramente il vado sul marketplace, scarico l'indicatore, lo applico e. Metto tutti i soldi di lavoro lì dentro perché qua vi è andata a schiantare male, ragazzi. Ok, c'è qualche persona che inizia da zero. Ok, qualche persona che inizia da zero e voglio spiegare questa cosa. Quindi si vanno a tagliare tutte quelle strade che vengono definite shortcut. Ok, quindi le scorciatoie. La fase di shake out ragazzi, non vi dico che è necessaria, ma quasi perché da questo circolo e da questo qua. Tu ne esci quando inizi a perdere soldi, ok? Quando inizi a capire che se fai un qualcosa di continuativo e quel qualcosa non funziona, il tuo risultato non cambierà. Ok, saltare di strategia in strategia. C'è qualcuno che l'ha fatto, ragazzi. Salti di strategia in strategia fino al momento in cui cambi una strategia a settimana, ok? Funziona per due settimane, perfetto, la ricambi. Funziona per altre tre, perfetto, ricambio un'altra volta. Funziona un'altra settimana, ricambio. Ma voi che costanza avete? Ok? Si dice Jack of all trades, cioè sapete trattare 100 strategie diverse, ma non sapete applicarle realmente neanche una. L'ultima fase, ragazzi, è quella del dip into the rabbit hole, ok? Quella eh, la logica della tana del bianconiglio perché si è visto Matrix. Questa fase, ragazzi, capite che l'unico processo realmente valido che noi abbiamo per migliorare come trader, ok? è quello del trial and error, ok? Quindi del tentare, ok? Quindi di fare dei test noi stessi, quindi tutta la fase di backtesting, vedere gli errori, ok? E ottenere dei risultati segnandoci gli output. Questa fase qua infatti fa parte del protocollo che io ho messo su, gra su YouTube gratuitamente, ragazzi, della ste dello step by step per arrivare da un conto demo fino ad avere una prop, ok? Questo step by step, ragazzi, tiene in considerazione la fase di confluenze operative, quindi di iniziare a capire con quali concetti volete andare a tradare, l'inserimento di confluenze operative dentro una checklist, parlando di macro-argomento, trading plan, quindi piano di trading. Una volta che avete completato questa seconda fase, parte la fase di demo e backtesting dei concetti, ok? Scusate, prima demo e successivamente backtesting dei concetti, quindi vedete se funzionano. Successivamente andate in demo, dopo il demo, dopo vedete che siete profittevoli in demo, andate nella fase di forward, quindi testate con un conto, ovviamente che è virtuale, ma vedete a mercato reale che okay, queste logiche come funzionano anche con un piccolo real, potete farlo. Una volta che avete fatto questo step, arrivate alla prop firm. Il problema è che le persone fanno così. Entrano nel settore e vanno qua. Quanti ne conoscete, ragazzi? È vero o no? È vero o no che l'approccio di oggi al trading, so che c'è sicuramente qualche neofita al giorno d'oggi, è vero o no che l'approccio al trading salta tutti questi step e arriva diretto alla fase di guadagno? Si salta tutto quello che è una procedura necessaria e si ricerca di arrivare al prelievo. Perché io lo so che la maggior parte delle persone in testa, ok, hanno il prelievo. La maggior parte delle persone non fanno trading perché gli interessa il settore, perché sono appassionate, non avrebbero mai preso il settore del trading, dei mercati finanziari, se non avesse pagato così tanto e non ci fosse stata un'opportunità così importante, ok? Se biologia, per esempio, avesse pagato quanto il trading, le persone magari av avrebbero preso eh, biologia, ok? Quindi cercate di capire intanto se queste logiche e se il trading può fare per voi, perché se quando vi mettete a fare trading ragazzi vi annoiate, vi fa schifo, non vi piace la matematica, non vi piacciono i grafici, ok? Dopo un'ora a, a, a PC vi, 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 fa, vi fa male la testa, avete mal di testa e volete fare altro, in quel caso, anche se è una professione redditizia, ve lo dico contro i miei interessi, lasciate perdere perché vi hanno fatto una, un dipinto del trading che non rispecchia la realtà, ok? Vediamo adesso invece quello che realmente funziona. Quello che realmente funziona, ragazzi, è un protocollo e un processo sistematico, ok? Non vuol dire sistematico dal punto di vista di algoritmi, ok? Anche se il trading algoritmico viene definito sistematico, ma vuol dire avere delle regole, vuol dire avere quello che in inglese si definisce un processo presented thinking. Ok, un processo che ha un inizio e ha una fine è procedurale, segue un qualcosa di sistematico. Ci sono dei dei concetti e delle caratteristiche che i trader professionisti hanno tutti in comune, ok? E ora ve le andrò ad elencare. Una per uno, ragazzi spiegandovi perché la maggior parte delle persone si, arena, si vanno ad arenare su dei problemi che in realtà si creano da soli. ok? Dei problemi che si creano da soli. Andiamo a vedere un processo orientato come potrebbe funzionare. Ok, qua vi ho preparato anche delle, delle slide per farvi vedere entro. Dove rimangono bloccati la maggior parte dei trader? Okay? Questo è il processo del rischio, okay? il triangolo del rischio dei trader. E voi vedete che la maggior parte dei trader vanno a comporre la base della piramide. Quale tipologia di trader abbiamo in questo caso? Abbiamo i trader ad alto rischio, quindi gli scalper e gli speculatori che magari rischiano il 5% del conto e tipicamente queste sono le persone che riscontrano più audience online, perché la logica che fanno è rischio tanto, quindi faccio tanti soldi, quindi magari mi vado a mettere uno screen, ok, dei profitti che ho fatto oggi. La gente dice Madonna sei fortissimo tutti i giorni così, poi magari schiantano il conto col 20% di rischio eh, a trade, ok? Però comunque sono riusciti ad andare a monetizzare quella logica, ok? Oppure andare a lavorare in Martingala. La Martingala ragazzi funziona per tot periodo, ok? Andrea Unger ha spiegato benissimo perché matematicamente la Martingala è destinata a bruciare il conto sul lungo termine, ma per un tot periodo funziona, ok? E in questo caso... La maggior parte dei trader, ok, hanno un approccio ad alto rischio, hanno un approccio a reversal. Che cos'è l'approccio a reversal? L'approccio a reversal, ok, è un qualcosa che vi porta a cercare l'inversione di mercato, ok? L'approccio a reversal, io lo spiego sempre come cercare di prendere un coltello che cade, che okay? è un coltello affilato che cade. Ci riesci su dieci volte, magari tre volte, e le altre sette ti tagli, ok? Ti fai male, e quel taglio purtroppo si va ad applicare sul tuo conto di trading, quindi ci perdi soldi, okay? L'approccio a reversal è eh, insito nella psicologia umana, perché il trader non gli piace fare un qualcosa a continuation, ok? Il trader qua dentro che vede da, che da questa origine di movimento si è fatto un nuovo breakout, la maggior parte delle persone non è che cercano il test della zona e la proiezione, ok? Non cercano la proiezione posizionando i target qua, come abbiamo visto nelle live di mappatura di mercato. La maggior parte dei trader che vedono un'esplosione così, cosa diranno? Perfetto, mi prendo il reversal qua dentro. Non va, prendo stop, me lo prendo qua dentro. Non va, prendo stop, me lo prendo qua dentro. Non è che aspettano che il mercato gli dia un indizio che la struttura ha girato e che allora può iniziare a prenderti dei posizionamenti short, ok? Con logiche di manipolazione o le logiche che preferite. Ci siamo ragazzi, uno in chat se mi state seguendo. Questa è la piramide dove si trovano la maggior parte dei trader. Successivamente abbiamo i break-even trader. Quindi trader che magari hanno una psicologia valida, ok, ma si trovano con una strategia che matematicamente non dà un vantaggio. Quindi magari persone che tradano eh, con una linea su grafico, senza minimamente considerazioni di struttura, hanno un rischio rendimento che non hanno backtestato, non hanno magari mai fatto una fase di forward testing. Quindi sono persone che tipicamente rimangono in stack all'interno di varie procedure, ok, nel trading. E qua vi faccio vedere. Che cosa vuol dire realmente avere un, una concezione del mercato che è orientata al processo, ok? Contro una condizione di mercato che è orientata al risultato. Secondo voi quale funzionerà, ragazzi, fra orientata al risultato e orientata al processo? Perché attenzione che nella vostra testa, ok, sentire la parola risultato vi farà dire cavolo è meglio, risultato prelevo, faccio soldi. Quella è la cosa che fotte la maggior parte dei trader, eh. Entrare nel settore con primo obiettivo nella vostra testa, prelievo, è quello che vi fotte la maggior parte delle volte, ok? Andiamo a vedere la differenza. Orientato al risultato, cosa avete? I soldi, ok? E vi, vi parla proprio di amatoriale. Persone che sono entrate nel settore magari da due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, anche sei mesi, persone ancora non hanno capito questa cosa, ok? E vi fa vedere che si sì, vanno a concentrarsi. Nello specifico sull'outcome del trade, ok. Quindi due semplici domande: hai fatto soldi sì o no? Hai fatto soldi sì? Bravo. Ok, quindi è: ho perso? È un cattivo trade. Ho vinto? È un gran trade. Questa è la più grande, scusate il termine, stronzata che si può fare nel mondo del trading. Perché vi spiego che cosa comunicate al vostro cervello voi così, ok. Andando a punirvi anche psicologicamente, di non sei capace a tradare, fatto una cavolata, quando perdete soldi, ok? Voi non state controllando se state rispecchiando il piano di trading, ma state dando come unico Dio, come unico metodo di valutazione e di metrica il soldo, ok? Far soldi o no? Quindi dire ho chiuso la giornata in profit, sono bravo. Ho chiuso la giornata in loss, non sono bravo. Magari le giornate che voi avete chiuso in profit non avete neanche seguito il piano avete aperto un lottaggio spropositato in reversal, vi ha detto bene, vi ha tirato una candelona, e che cosa succederà se nella vostra testa voi pensate di aver fatto corretta quella cosa? Andarsi a elogiare per un processo sbagliato, nella nostra testa che cosa crea? Crea un processo neur neurale che ti fa ripetere quell'azione, ok? Quindi la giornata successiva, guardi il conto del giorno prima, dici ho fatto 4.000 euro, ok? Ho fatto 2.000 euro, ho fatto 400 euro, insomma la cifra che avete fatto... Oggi li voglio rifare, rifaccio quello. Il problema qual è? Che vai full margin o apri un lottaggio pesante con un processo del genere, senza una fase di validazione, prima o poi becchi una trambata, ragazzi, ok? E smetti di fare... La maggior parte delle persone smettono di fare trading perché non è detto che la fase di shakeout ti faccia svegliare. A molte persone li fa dire, non è il settore per me, si perdono troppi soldi, è un betting, ok? E quindi lasciano il settore. Orientata al processo è molto differente, ok? Perché nell'orientata al processo tu giudichi la tua giornata di trading e i tuoi trade in base alle decisioni che sono state fatte. Quindi non è più orientato ai soldi. Vuol dire chiedersi a fine giornata: ho rispettato le regole? Sì, ok? Non ho rispettato le regole, ok? E in questo caso, che, qual è la fase successiva? Se avete rispettato le regole, ho vinto? Perfetto, ottima giornata. Ho perso, ok? Non è un problema. No big deal, perché perché ho rispettato le regole e so che la statistica, ok, è a mio favore sul lungo termine. Se avete un protocollo che avete seguito, che avete backtestato e che siete andati in forward, io lo so che sentire queste parole, ok, è un qualcosa che vi dà fastidio. Perché la maggior parte delle persone vorrebbe sentir dire, ragazzi, stasera andiamo a vedere il sito che regala i bot, ok? Vi regala i bot che vi fanno il 3% al giorno, così lasciate il lavoro, ok? Così lasciate il lavoro e basta. Questa roba, per quanto possa dispiacervi, non esiste, ok? Ora, se voi avete rotto le regole, quindi non l'avete seguite, e siete andati in profit, voi dite a voi stessi che siete stati fortunati, ok? Perché? Perché se tu non hai seguito niente del tuo piano di trading e chiudi la giornata in profit, non è che sei stato bravo. Sei stata una persona che ha avuto culo, che non seguendo le regole è riuscita comunque ad ottenere un risultato e sarai anche stupido perché il giorno successivo rifarai gli stessi errori e non ti andrà sempre bene perché la fortuna non segue la statistica. Okay? Quindi il giorno successivo probabilmente okay, ti schianti e se non è quello successivo è quello dopo ancora. Se invece è una perdita, andate a dire questo è quello che merito. Questo è quello che merito perché non ho seguito niente. Questa è la differenza fra un processo orientato e sistematico e la differenza invece fra un processo che è orientato al farvi la domanda quanto guadagnerò a fine mese. Andrea dice la dopamina deve essere rilasciata nel momento in cui le regole vengono rispettate. Questo è il trucco per la freddezza e per l'accettazione. Andrea ha detto una cosa che è geniale. Io tendevo a fare una cosa all'inizio, ragazzi, nei miei primi due anni di trading. Tendevo a ricompensarmi anche quando perdevo soldi ma avevo seguito il piano. Quello è il click, quello è il segreto, ragazzi. Se voi seguite il piano e chiudete una giornata a meno 1000, meno 2000 euro, ma avete seguito ogni regola che avete nel conto demo, voi dovete festeggiare. Non perché il mercato vi abbia ricompensato, ma perché siete in grado di disciplinare le vostre azioni. Se voi chiudete a più 3000, non avete seguito niente, avete fatto over trading, ok, voi quel giorno dovete punirvi. Perché la, il nostro cervello è fatto per rilasciare dopamina, ok? E per andare a lavorare a rinforzo positivo. Okay? Come gli animali, che cosa si fa con il cane quando fa un'azione corretta e tu vuoi che nella sua testa si vada ad instaurare un processo inconscio, bravissimi, si dà il croccantino. L'essere umano non è così diverso, ok? L'essere umano non è così diverso da questa logica. Motivazione per la quale, se voi vi andate a colpevolizzare quando perdete soldi, state facendo solo dei danni se state seguendo il piano, ovviamente, ok? Quindi entrare in una logica di far uscire, uscire legge, il vantaggio statistico, sul lungo termine, ok? Basandomi sulla legge dei grandi numeri e sui backtest che voi avete fatto, è un qualcosa di vincente. Vi consiglio di utilizzare ECS, Ve lo scrivo anche qua per chi non lo conoscesse: Equity Cure Simulator per capire se siete entro i vostri range di rischio. Ok, dovete capire se siete entro i vostri range di rischio e se siete allineati alla normale che deriva dal backtesting. Ok? Esatto, Andrea. Più che altro l'impulso deve essere punito. Tutto quello che è impulsivo nel trading è tossico. Io conosco delle persone, perché io faccio anche delle live, ragazzi, ok? Oltre a queste gratuite, conosco delle persone che eh, mi hanno detto Fabio il trading sta diventando noioso è lì che tu hai il vantaggio è quando il trading diventa noioso e ripetitivo che tu sei arrivato perché pensateci quando voi tradate e magari siete euforici perché vedete mille euro di floating voi siete compromessi emotivamente vi è mai capitato di aprire un trade che segue tutto il vostro piano vi inizia a andare contro e iniziate a sperare che inverta ti prego, speriamo che non va stop, dai che inverte, dai speriamo adesso reversa, dai adesso tocca questa candela e reversa. Con la speranza non si fa un euro, ok? Con la speranza nei mercati finanziari non si fa un euro, si fanno i soldi con un processo, ok? Quindi sullo, sullo short term, ragazzi, i giorni di perdita ci possono stare, sono normali, sono fisiologici, ok? Quello è un altro errore, Gaetano. C'è un ragazzo che dice: Non sono messo così male, ma sto sempre a guardare i metatrader. Quello è attaccamento al risultato. Hai un disturbo ossessivo-compulsivo di eh, vedere se. Hai fatto un qualcosa di giusto un qualcosa di sbagliato? Sei orientata al risultato, sapete che fanno i migliori trader che io conosco? Fanno tutta la parte di pianificazione della gestione del rischio, tutta la parte della gestione operativa, ok? Piazzano le loro operazioni, al massimo gli alert se lavorano a trigger, successivamente chiudono il telefono, non controllano, non stanno tutto il giorno lì con le operazioni swing a guardare metatrader. Lo guardano una volta al giorno perché è tutto pianificato: i parziali, lo stop, l'alert per quando devi mettere, devi far partire un trailing. L'unico modo per non avere una compromissione emotiva all'inizio, dove magari per voi sono un sacco di soldi, è iniziare ad avere delle regole. Ok, poi, tra l'altro, c'è da introdurre un altro concetto che è il vostro attaccamento personale ai soldi. Una persona che come stipendio mensile, ci tengo a precisare ragazzi, ognuno ha le proprie disponibilità economiche e non c'è niente di male, ok? Quello che vi spiego deriva però dalla vostra risposta emotiva e psicologica a un drawdown, ok? Una persona che è abituata a prendere uno stipendio da 1000 euro, ok? Magari un giovane che prende mille euro al mese, apre un conticino da 5k, apre un conticino con i risparmi da 10k o prende una prop da 100.000, il mercato magari gli va in down di 0,7%, che non è tanto in termini di conto, ma vede meno 700 euro sul conto. Il suo cervello lo associa a quasi un mese di lavoro. Dice, cavolo, io ho buttato 20 giorni della mia vita. E si paralizza, chiude il trade. Magari il trade era corretto, sarebbe andato in profit successivamente. Era un drawdown fisiologico. O perde il conto perché inizia a cercare di recuperare... Tutta questa roba, purtroppo, eh, ve la portate dietro fino al momento in cui non create delle regole, ok? Il vostro unico lavoro come trader è seguire dei principi. Non andare a violare le vostre tre regole di trading e eseguire i vostri trade senza un processo emotivo. Dovete togliere la parte emotiva. Qual è la cosa che ci distingue a noi esseri umani dalle macchine? Il processo creativo, anche se al giorno d'oggi abbiamo delle macchine che creano, perché ci sono macchine con intelligenza artificiale che fanno arte. Io sono rimasto basito un mese fa, ok? Da quello che riescono a fare, ho messo anche. Eh, su, su Instagram che cosa mi ha risposto l'intelligenza artificiale quando ho parlato di controllo e di educazione finanziaria e rimanete così, dite come è possibile ok, riescono effettivamente a dare dei consigli validi, ma a parte questo stavamo dicendo per quanto riguarda il processo emotivo che ci distingue dalla macchina all'interno del trading dovete cercare di sopprimerlo ok, perché non, non va a vostro favore un'altra cosa l'intuizione ragazzi, l'intuizione Cercare l'illuminazione del divino, cercare l'idea, cercare il trade che... È una cosa che non è replicabile, ok? Un, cercare in un processo sistematico quel trade che dici, sì, questo me lo sento, il, mi, me lo sento che va bene, non è un trade, non è un piano. È un basarsi su, su qualcosa che è fugasi, fughesi, ok? E vi dico io in primis... Che i concetti non dovete darli per buono da nessuno, né da me né da altri trader, perché se non fate il processo di backtesting e magari prendete un concetto, non sapete applicarlo, lo decontestualizzate, è molto probabile che non funziona. Quindi dovete iniziare a prendervi la responsabilità dei vostri risultati. Nel momento in cui davanti allo specchio non iniziate più a dire ma sì è andata male, è colpa del mercato, ma c'era la news, c'era qualcos'altro iniziate a puntare quel cazzo di dito verso lo specchio e dite eh ho fatto delle cavolate, non ho seguito la gestione del rischio, eh, non ho seguito il, la proceduralità della mia gestione operativa, non ho messo a break even, non ho messo a stop in profit, ho aperto sette operazioni su un singolo trade, quindi ho rischiato sette volte il singolo, eh, il, il singolo la singola esposizione al trade. Okay? Con il tempo, Gabriele, con il tempo e mettendomi delle regole si diventa disciplinati. Non c'è la shortcut, non c'è la scorciatoia, soprattutto nel momento in cui, ragazzi, esiste... La logica del termostato finanziario, chi la conosce? Okay. Nel momento in cui tradate con 10.000 euro, le cose cambiano molto dal momento in cui voi iniziate a tradare 100.000, 200, 300, mezzo milione. Okay. A livello di testa cambia, a livello di strategia è la stessa cosa, ma a livello di testa cambia. E se voi non siete in grado di gestirla, voi li perdete. L'avete mai sentita la storia, ragazzi, di persone che vincono al Superenalotto cifre allucinanti e dopo cinque anni stanno già con il culo per terra? Scusate il termine, stanno senza soldi. Ok? La maggior parte delle volte è così. Ma perché? Perché senza una gestione del rischio e gestione operativa ritornano statisticamente più poveri e indebitati. Perché nella loro testa c'è la sicurezza di dire, ma sì, ho fatto bene. E nello stesso nel trading, ho fatto bene col conto da 10.000, prendo 10 milioni, okay? prendo un milione, prendo sei prop diverse, tanto farò la stessa cosa, no? E no, il processo psicologico è importante. In antitesi però, non bisogna farvi limitare completamente dal processo psicologico. Ovvero, ci sono delle cose che sono attribuibili al processo psicologico, ma ci sono altre che non lo sono. Se avete una strategia che in backtesting fa schifo, che in demo fa schifo, iniziate a dirvi sì, ce la posso fare, vi mettete in piedi sul tavolo, a saltare, e a dire sì, eh, so, credo nei miei poteri, credo nelle mie potenzialità, ma avete un qualcosa che non funziona. Voi potete essere convinti e psicologicamente condizionati quanto volete, temprati, ma se tradate un qualcosa che non funziona, che non ha un vantaggio statistico, non otterrete risultati, né ora né mai. Punto. Ok? Ci siamo. Ora eh, vi ho spiegato le logiche di rinforzo positivo e le logiche di orientamento al processo. Okay? Dobbiamo adesso iniziare a parlare del reverse engineering sul mindset, ovvero come sono venuti questi problemi. La maggior parte di questi problemi ora ho cancellato ma sono attribuibili a, a quello che vi ho fatto vedere prima e la maggior parte di questi problemi sono tutti riconducibili a una macro categoria, che è quella delle aspettative. Il trick per andare almeno a risolvere il prima possibile questi problemi psicologici è iniziare a darsi delle aspettative, perché io sento gente che parla di vivere di trading con 1000 euro sul conto, ok? persone che non so da chi siano state introdotte nel settore, che mi dicono Fabio io ho 1000 euro, vorrei lasciare il lavoro entro maggio, ok? e con sei mesi riesco a portare 1000 euro a 100.000 euro. Cioè ragazzi, a meno che voi di cognome non facciate Williams, ok? Quindi campioni del mondo con l'11.000. Questo è un qualcosa di improbabile. Che vi piaccia o no? Non si tratta di che uno mi ha detto anche eh Fabio. Però tu a te ti piace distruggere i sogni, a me non è che mi piace distruggere i sogni, a me mi, mi piace dirvi come è andata a me le aspettative errate che avevo io e quello che non funziona. Perché sta roba non funziona, ragazzi. Okay? Quindi al massimo con 1000 euro, studi, ok? Magari non hai un grande budget, quindi studi. Ci metti più tempo perché ti backtesti i concetti senza spendere in corsi, okay? ti backtesti i concetti tu e con quei 1000 euro ti prendi una prop, magari ti prendi prima una prop piccolina e poi scali. Questo è un qualcosa che può funzionare. Okay? Un'altra logica di aspettative è quello del trada okay? dal telefono con poca compromissione di tempo. Ragazzi, ma io questo non lo capisco proprio, cioè non l'ho mai capito neanche all'inizio. Si dà una serietà enorme a diverse tipologie di professioni quali il medico, il fisioterapista, eh, l'analisi di rischio, l'analisi ambientale. Queste professioni tantissima serietà nel trading. Dove voi avete contro i migliori cervelli del mondo, ok? Perché il trading è un zero sum game, se voi guadagnate c'è qualcun altro che perde. Voi state in un settore con i migliori cervelli del mondo, okay? E pretendete di fare trading 10 minuti al giorno dal vostro telefono e far soldi. Cioè, ragazzi, ma stiamo parlando seriamente. Cioè non è che state combattendo veramente contro la casalinga di Voghera, state combattendo contro persone che si alzano la mattina e ottimizzano il proprio edge, ok? Persone che fanno questo per vivere, dove questa è la loro professione, non lo fanno per hobby. E quelle persone, quando aprono i mercati, ce l'avete contro? Non stanno lì a buttarvi soldi sul mercato, ok? Ci siamo. Quindi la parte di aspettative può essere risolta con una singola cosa. Ok, journaling e trial and error. Sapete a livello di trial and error che cosa va avanti? Che cos'è che utilizza un, un, un concetto e un approccio di trial and error? Le intelligenze artificiali. Le intelligenze artificiali, ragazzi, come fa un'intelligenza artificiale a capire come deve comportarsi in una determinata situazione? Fa vari tentativi, le, le reti neurali lavorano così, ok? Fa vari tentativi, ci sono dei video, andateveli a vedere. Neural Network, Drive Cards, ok? E vedrete che iniziano a proiettare diverse linee, in molte vanno a sbattere, ok? Pian piano iniziano a rimuovere tutti i tentativi che non hanno funzionato fino al momento in cui imparano a guidare. Nel trading voi questo dovreste fare. E lo dico contro i miei interessi, dovreste non dar per scontato niente. Dovreste, anche quando vi viene fornita una strategia, backtestarla e vedere se è adatta ai vostri orari, al vostro approccio al trading, okay? ai vostri asset, perché non è detto che una strategia sia cross asset, ok? quindi non è detto che se funziona su gold funziona anche sul Nasdaq. Okay? Una volta che avete fatto questa procedura, partire con il protocollo, quindi backtesting, demo. Okay? Forward testing e poi forse se va tutto bene pensate a spendere i soldi su una prop. Io ragazzi conosco persone che hanno speso più soldi sulle prop che informazione. Okay? Perché preferiscono fallire una prop ma poter dire che stanno provando a prendere un conto da 100.000 piuttosto di dire che sono ancora nella fase di studio. Non so perché, ma stare ancora nella fase di studio viene visto come un qualcosa di negativo. Okay? Quindi alla fine di tutto questo il messaggio è di... Avere una compromissione verso gli obiettivi e un focus non sui soldi, ma sul risultato delle vostre azioni. Okay? Che vi permette di capire perché determinate tipologie, hanno successo, tipologie di persone hanno successo e altre tipologie di persone non lo hanno. Voglio farvi vedere delle schermate che avevo preparato. Questa è una visualizzazione differente, vengono definiti market wizard, ok? Sapete che statisticamente c'è una stragrande maggioranza dei trader che perde soldi, motivazione per la quale le prop firm fanno milioni. Cioè, ragazzi, non faccio nomi di prop firm adesso, ma ci sono prop firm che fanno fatturati di 30-40 milioni al mese. 30-40 milioni al mese, ragazzi, ok? Considerando tutte le entrate che hanno, perché si creano anche i loro broker, il che non vuol dire che ci sia qualcosa di male, ok? Ma per farvi capire come un business del genere vi dovrebbe mettere nella condizione di chiedervi: ok, ma quindi quante persone la perdono la troppa? Ok, poi abbiamo il gruppo di break-even, quindi persone che sono come le mosche, no? Continuano a sbattere verso. Eh, verso il vetro, ma non capiscono che c'è un problema, quindi continuano a dare testate al vetro sperando che quel vetro si apra. E poi abbiamo invece proprio i trader ad alto rischio e sono creativi, vedete, eh, vanno per intuito, emozionali, sperimentano, avventurieri. Eh, ma, ma la martingala, però, magari ti inizia a dire non ha funzionato per quella persona. Invece, io che la utilizzo con la griglia, che lo proietto con antani a sinistra, no. Ok, e usano altri nomi magari, invece di dire Martin Gala dicono, dicono io lavoro a raddoppio, non a Martin Gala. Ok? Andiamo avanti. Vi faccio vedere la parte di libri, ragazzi, perché me la chiedete sempre. I tre libri che io consiglio assolutamente, io ora mi trovo negli Emirati, ragazzi, quindi vedete i prezzi in AED, in realtà dovete fare diviso circa 3,8, se volete i prezzi in euro, sono sempre Trading in the Zone. Brain Axe for trader, ok? Quindi le shortcut per i trader a livello mentale e the mental game of trading. Questi sono veramente validi. Poi se volete studiare ancora che li avete letti tutti questi ragazzi, avete Mind over Markets, che è molto molto valido. Ok? Questo è pubblicato da Wiley. E ultima cosa che voglio farvi vedere, come vi avevo detto prima, è questo qui, è un articolo di Trading Psychology Help che è scritto da una persona che ha un master in psicologia clinica con 27 anni di esperienza. Quindi non è che ve lo sta dicendo Fabio, lo sta dicendo una persona che studia questo da tutta la sua vita, ok? E si occupa proprio di andare a monitorare i pattern comportamentali errati dei trader per fondi di investimento, ok? E qua parla proprio di step 1, ok? Per la salvezza della tua carriera, svegliati, ok? E metti, sciacquati l'acqua con qualcosa di freddo. Cioè, prendi consapevolezza che se stai andando a prendere stop trade dopo trade, se sei con esitazione, ma lo prendo o non lo prendo, entri dopo, prendi profitti prematuri, cerchi di inseguire il mercato, la FOMO, muovi il tuo stop troppo vicino o troppo lontano, quindi stop enormi vai a utilizzare. O continuamente vai a rompere le, le tue regole. Tu non hai un problema di trading tecnico, tu hai un problema di psicologia. E qui parla proprio di come andare a cambiare la psicologia immediatamente per andare ad ottenere risultati. Quindi si parla di andare a rimuovere tutte le logiche di Ok. Oggi è il giorno in cui svolto, ok? Devi smettere, smettere di promettere a te stesso che la tua vita cambierà da un momento all'altro. Ragazzi, non so se si sente bene, mi state seguendo? State capendo tutti i concetti? Abbiamo un sacco di persone connesse stasera. Tantissime persone connesse. Ok. Step 2 è accettare questo fatto, ok? Certi programmi, perché parliamo di programmi, ragazzi, vi ripeto che queste cose io le ho sperimentate sulla mia pelle e le sto dicendo supportate da una persona che ha 27 anni di esperienza, quindi non è secondo me, è che funziona così il nostro cervello, punto basta. E punto e basta, ok? Quindi, stiamo parlando di programmi nel nostro subconscio che stanno rovinando la vostra abilità di tradare il vostro metodo, ok? E stanno evitando di prendere i profitti che il mercato ti sta offrendo. Perché? Perché, come vi spiegavo, e per questo funziona il rinforzo positivo, la parte subconscia è più forte della parte conscia, ok? In questo caso, noi stiamo parlando di un qualcosa che agisce contro di voi nel trading. E que quella spinta che voi sentite, non so se, se vi è mai capitato, no? Prendete uno stop, quella spinta che sentite di revenge trading. Cavolo, devo recuperare. Non esiste che chiudo la giornata in perdita. Mi ha bucato la zona, ma riprovo. Dai, rientro. Magari una manipolazione. Uno in chat per tutti quelli che hanno provato questa emozione. Quello è l'inconscio, ragazzi. Quello è l'inconscio. Quando accade un qualcosa del genere, voi dovete bloccarvi. Dovete fermare la vostra operatività, dovete respirare, rendervi conto di quello che sta succedendo e dire, perfetto, ho preso uno stop, si va al prossimo setup. Non che continuo con 10 trade compulsivi fino a che non inverte, ok? Qua si parla di tutta la procedura del uh, odiare le perdite, quindi essere degli adoratori uh, adulatori, scusate, delle vittorie, quindi non considerare neanche se seguite il piano o no, okay? di andare a non considerare che potreste andare a mettere rischio a mercato solamente nelle condizioni in cui siete arrabbiati, frustrati e questo viene definito nella macro categoria del revenge trading, oppure che per paura uscite troppo presto. Se io ho una strategia 1 a 3 di rischio e rendimento e quando arriva a 1 a 1,5 chiudo metà trade e invece gli stop li prendo a 1 a 1 o li lascio correre, che cosa succede che trasformate una strategia profittevole, okay, in una strategia perdente, ok? Vi parla dei programmi del subconscio che sono tanti e sono più potenti, ragazzi. Vi ripeto, persona con 27 anni di esperienza nel settore che segue trader in fondi di investimento con capitali di centinaia di milioni. Ok? I programmi del subconscio sono più forti della forza di volontà e della disciplina, motivazione per la quale avete necessità di comprendere le vostre azioni, avete necessità di bloccarle. Non dovete cercare di fare attrito, contrastarle. Dovete rendervene conto e non premere quel cavolo di bottone buy o sell. Rendervene conto, lo segnate nel journal okay? e iniziate a prendere consapevolezza. Perché nel momento in cui portate quell'azione dal subconscio alla parte conscia, siete in grado di controllarla. Fino a che rimane subconscio e a fine giornata dite, ma perché ho fatto questo? Vi è mai capitato, ragazzi, voi tradate 10 setup, a fine giornata iniziate a riguardare i trade e dite, ma perché ho aperto 4 trade qua? perché ho fatto qua quattro trade che non c'era niente nel mio setup? Capitato? Uno in chat, ragazzi? Va bene, se vi fa piacere mando l'articolo. Okay? Mando l'articolo, fa... questo può essere molto utile. E uh, il, la tua mente subconscia è così potente okay, che consistentemente andrà ad avere più potere della tua disciplina. Okay? E parla proprio di una tigre contro un mouse, perché quella è quella la percentuale di influenza e vi fa vedere che il positive thinking, ok, al contrario, cioè a discapito della vostra precisione, andrà a distruggere la vostra carriera. Motivazione per la quale che vi ho anticipato e che vi spiegavo prima, avere una strategia perdente, ok, avere un qualcosa che dai numeri non funziona, siete in drawdown costante, ok, e dire a se stessi dai ce la posso fare, me lo merito, quel positive thinking tossico, che era quello di cui parlava anche Andrea, diceva ragazzi il mindset non è che va letto a unico re, cioè tutta la parte del contorno è una parte importante, certo, non è che potete ignorare la strategia e trattare magari con due livelli sul grafico e fate ping pong. Quella roba non funziona, ok? E parla di accurate thinking, ok. Quindi avere attenzione ai dettagli, ok? In particolare ai risultati, soprattutto delle vostre azioni, e non parlare di wishful thinking, che cosa vuol dire? Quella, quella speranza che avete dentro, no? La speranza, questo salverà la vostra carriera. Ok? E questo deve essere fatto non una volta al mese, ma ogni giorno o almeno una volta a settimana. Ok? Stop relying on what doesn't work. Smettete di basarvi su qualcosa che non funziona. Se andate a lavorare su questi concetti, ok? E vedete che determinati concetti non hanno un vantaggio statistico li scartate passate ad altre cose ok poi vi parla dello step 3 ok ovvero che i programmi del subconscio sono l'origine e la causa dei vostri problemi e queste sfide devono essere cancellate ok quindi la parte di rimozione è lo step 3 qua vi va a dare una lista ok dei programmi del subconscio che vanno a controllare la tua psicologia ok e qua vi parla di odio perdere, prendo le perdite personalmente. Quale parte umana entra in gioco? Qua ragazzi, una parte chiamata ego. C'è qualcuno di voi, sinceramente ragazzi, parliamo sinceramente, che veramente si incazza quando perde, si colpevolizza. Dice "Sono un incapace, possibile che cavolo non prendo un target?". Questa mentalità vi distrugge, ragazzi, perché invece di avere un qualcosa di potenziante, voi andate ad attaccare voi stessi e la vostra autostima. Anche se state seguendo il piano Okay. Quindi se il vostro edge, perché la domanda è sempre, c'è l'edge? L'hai back testato? Sì, se c'è l'edge, lo stop non ti deve fregare niente. I conti si fanno a fine mese. ok Ci siamo. E ragazzi, qui poi trovate tutto quello che è l'excursus del programma, che adesso me lo copio e ve lo metto dentro il telegram, perché secondo me può essere molto interessante, e vi parla proprio di come bisogna accettare le perdite, non nella tua testa, questa è la frase più bella dell'articolo. Ma da un punto di vista emozionale, okay? perché nel momento in cui smetti di colpevolizzare te stesso per una perdita, inizi a vivere il trading in modo molto tranquillo. Ok, guardate qua cosa ha scritto: perdere soldi non fa di te meno di un uomo, ok? Quindi non è che va a ridurre la tua mascolinità o la tua capacità di tradare, no, non sta attaccando il tuo ego, ti sta spiegando. Che in quel momento, in quella fase di mercato, la tua strategia non ha funzionato. E si va sempre a lavorare sul lungo termine, ragazzi. Okay? Io penso che questa, ragazzi, sia stata una delle migliori lezioni mai realizzate e il fatto che mi rende più felice è che sia una lezione come le altre 30 ore che abbiamo fatto, che è gratuita. Io vi chiedo solamente una cosa, non vi do neanche il link, ragazzi, se avete piacere sapete dove poter lasciare un feedback. Andate su Trustpilot Fabervale, mi dite cosa ne pensate, mi dite se avete avuto la stessa esperienza con il trading. Eh, ci siamo fatti un'oretta di live piena. Io vi auguro buona serata e buon trading per la settimana a venire. Ciao, ragazzi, e soprattutto buon weekend. Staccate ogni tanto dai mercati.